categoria Maxi Sport. Qui abbiamo la Suzuki GSXR 750, rinnovata proprio quest'anno, contro due bicilindriche italiane, la Ducati 999S e la Aprilia RSV 1000R Factory. Categoria Maxi Sport, diamo un'occhiata a queste moto di cui due sono italiane, la prima e la prima. Beh, la prima è una moto a mio avviso imponente, anche proprio dalla stazza che ha. È una moto bella, una moto ricca, curata dei dettagli e della componentistica, infatti vediamo qua un sacco di parti in carbonio. E questa versione a me piace molto perché hanno reso il posteriore ancora più aggressivo. E anche molto vistosa, no? Con la colorazione in oro del telaio. Sicuramente è diversa quantomeno dalle altre, quindi qualcosa di suo particolare ce l'ha. Diversa da tutte è anche la Ducati 999. Diversissima, e forse vorremmo anche vederla più diversa, nel senso che ormai andrebbe valorizzata un po' di più. È una moto molto bella, sicuramente anche questa qui, e della componentistica comunque anche molto racing, lo vediamo anche dalle pedane, anche dell'altro lato, sì. Però andrebbe rinnovata nel design, certo. Suzuki GSXR 750, se togliamo l'adesivo potrebbe essere anche il 600. È identico, infatti. Quest'anno hanno fatto una cosa interessantissima, perché anche come nella 600 d'altra parte c'è la possibilità di regolare le pedane, trasmissioni, anche perché è intelligente come sistema, perché la Suzuki pecca un po' nella posizione di guida, perché ha una posizione di guida con il sedere basso e spesso si rischia di aggrapparsi al manubrio. La Aprilia RSV 1000R Factory, Alessandro, l'hai già guidata abbastanza? Sì, sono stato in Qatar per la presentazione. Una moto che mi ha sbalordito, perché non avevo mai avuto l'occasione di guidarla in pista. È dotata di un telaio veramente sopra le righe, di un motore che, anche se non dà l'impressione di tanta potenza, comunque come visibilità è fortissima. Ducati 999S, con questa, magari proprio non con questa, ma con questa. Sì, ho vinto il campionato italiano Top Bike, è una moto che mi ha dato tantissime emozioni e tutte le volte che la rincontro, diciamo, ho sempre fatto fuori. E ormai secondo me avrebbe bisogno di una rinfrescativa. Infatti, che questa cilindrata poi bicilindrica servirebbe tantissimo. Però diciamo che mantiene sempre la bellezza del telaio, il traliccio, ed un motore che ha una schiena veramente forte e dai bassi si tira fuori da ogni curva. Ancora, dice ancora la sua, dice. Sicuramente. 7,5, un gioiellino rinfrescato proprio in questi ultimi mesi, va fortissimo. Effettivamente il gioiellino è bellissima da vedere e altrettanto da guidare. Un motore che è equilibratissimo, che nella specifica ti permette di andare oltre quello che si aspetterebbe. Quasi quasi si guida meglio questa di qualche miglia. Sì, io sinceramente la preferisco a tanti altri miglia. Right then, the light, please.